Domani è la vigilia di uno dei giorni più attesi dell'anno, o Ferragosto. E ogni anno è la stessa storia. Cosa si fa quest'anno? Dove si va? Ma io questo problema non me lo pongo, perché sono almeno 18 anni che amo passare a me casa, qui cato no de van, a vedermi le cose più inutili che passano in TV. Tranquilli, non preoccupatevi per me. Preferisco di gran lunga le repliche di Elisa di Rivombrosa a gente che sbocca secchiate di chinotto e vodka alla panna e mortadella. Ma posso tranquillamente descrivervi il Ferragosto siciliano. Appuntamento al solito posto, che da noi a Palermo è Ubebbi Luna, ma da qualche anno l'hanno spostato all'ENI Rovere Regione alle 11:30. Ma si parte sempre alle 14:30 perché ci sono quelli più ritardatari di un treno regionale. Ti metti in strada alle 15 e ti ritrovi bloccato no traffic che va da Palermo fino ad Oslo. Accanto a te la famiglia con la classica Fiat Punto Blu del 99, con il padre in canottiera verde a righe nere, capì quant'è pare un'anguria. La madre altrettanto accipatiedda, caga in ruvrazzo, comunemente chiamata a Gigiolina, che ci siga no semeas. E i figli dietro, fratello e sorella, che conoscono più parolacce che articoli, che si prendono a colpi di super liquidato, che all'ennesimo spruzzo speri che quella non sia acqua ma cloroformio, visto che te li deve accollare per nauce 23 km, fino a quando non escono per qualche paese e se ne vanno a fare il bagno da qualche parte. Appena arrivi nel posto indicato dalla compagnia, inizia a utetirsi di macchine. Gente che pur di trovare parcheggio sa fece pigliare cu carri attrezzi. Ogni componente della comitiva deve portare qualcosa, ma tutti, ogni anno, si scordano a portare una cosa fondamentale: un ghiaccio. E quindi le bibite sono talmente calde che appena fai un sorso di birra te recovano piccome etilico. Ad un certo punto vedi la coppia di amici che appena arriva sulla spiaggia, montano la tenda e li vedi abbordare ogni essere femminile che passa. A loro non importa né la bellezza né la forma, l'importante è che a Ferragosto non restano a pane e alive. E l'indomani si incontrano dicendo di esserci riusciti, solo che uno mente e l'altro si è risvegliato con una ragazza che un amico quando l'ha vista ha esclamato: "Bello il suo gommone, da catta il suore". La musica non può mancare, suonano tutta la notte e non la sacco mai, ma anche ai 6 mattina, che puoi essere anche un amante dei rave party, ma se si è inciummato la bella e stanco, l'unica cosa che vorresti è dormire. Ma il DJ è talmente anfato che una volta terminata la bamba s'era pure la sabbia. Ad un certo punto incontri quelle ragazze che iniziano a toccarti in faccia e ridere come delle sgallettate a un festival dedicato a prasime, perché a senso loro sono ubriache. E l'unica cosa che hanno bevuto è l'acqua rumare perché manco sa fare a Natale. 3, 2, 1, mezzanotte tutte si fiondano a mare, si arruciano sile nella gara, escono dopo 45 secondi perché sono molto ruffiddo e si collocano davanti il falò con lo sguardo perso nel vuoto e stanno pensando una sola cosa: quanto vorrei essere a casa, questa è l'ultima volta. E mi raccomando, la munizza potete averla a casa e non lasciatela sulla spiaggia perché in mare ce n'è anche troppa. Ma tanto lo so che il 15 ci saranno foto in vari siti e testate giornalistiche dove si evidenzia il grado di inciviltà che ci contraddistingue. Non fate i fang, ma soprattutto non c'è cagatami. Check the lock and here comes the chief, like a smoke, with deep pain, a Snoop Dogg, y'all.